Era una partita che il Como doveva assolutamente vincere, si era messa bene all'inizio del secondo tempo con un uomo in più in campo da parte azzurra, cosa che però purtroppo non ha modificato l'assetto della squadra e tutto sommato le cose sono andate l'MLM come nel primo tempo, con un Como che cercava di attaccare anche se con un ritmo nettamente inferiore a quello dei primi 45 minuti di gioco e con un Albino Leffe in inferiorità numerica che cercava di tenere il risultato e di giocare in contropiede. Poi a un certo momento la svolta della partita, l'ingresso in campo di Gammone che è diventato poi il match winner di questo incontro con un gol che ha portato questi famosi tre punti alla classifica del Como, anche se purtroppo i risultati delle altre non ha modificato assolutamente niente in questa classifica, però la soddisfazione di essere entrato in campo e in quella mischia di averle buttate alle spalle del portiere avversario è proprio di lui, di Gammone. No, vabbè, sicuramente sono soddisfatto di aver fatto gol in una partita importante, perché comunque anche se sono entrato in partita in corso volevo dare il mio contributo in una situazione che, devo dire la verità, non è assolutamente facile. Dovevamo vincere per forza e siamo riusciti a farlo, anche se quest'anno è davvero un anno strano. Io a inizio anno non mi aspettavo mai che ci trovavamo in questa situazione, ora ci siamo. E anche oggi i risultati delle partite, delle altre partite, non sono stati a nostro favore. Purtroppo, cioè, tutta la squadra oggi ha lottato sin dal primo minuto, e tutti quanti avevamo lo stesso obiettivo, l'abbiamo ottenuto e ora non dobbiamo mollare. Continueremo a lottare domenica e se saranno play-out dovremo lottare ancora di più ai play-out. I tifosi chiedevano alla squadra una partita d'orgoglio, una partita coraggiosa, cioè una lotta in tutta la gara, e questa risposta è stata positiva, quindi avete veramente lottato dal primo all'ultimo minuto. Adesso purtroppo bisogna continuare, non sarà facile, però tutto sommato domenica si andrà a Carpi con una squadra che non deve più chiedere niente a questa classifica, non c'è niente di scontato, ma il Como potrebbe anche portare a casa un risultato positivo che ci vuole per cercare di dare un giusto assetto a quelli che eventualmente saranno i play-out. Beh sì, sicuramente domenica il Carpi comunque non sarà una partita facile, perché sia il Carpi che il Sud Tirol si stanno ancora giocando il terzo e quarto posto e tutte e due le squadre vorranno arrivare terze. Noi però dobbiamo giocare consapevoli che anche noi lottiamo per arrivare più in alto possibile, se non sarà il Cuneo, perché comunque è una partita più facile della nostra, comunque cercare di arrivare sopra il Portoguaro per posizionarci meglio e speriamo di riuscire a giocare anche domenica con il cuore come abbiamo fatto oggi, e se sarà anche le partite dei play-out, e dare su questa soddisfazione che i tifosi meritano e che secondo me anche noi meritiamo, perché ci stiamo impegnando molto e stiamo lavorando con grande sacrificio. Devo dire la verità. Con due punte come quelle che c'erano in campo, no? Cioè Donnarumma e Mendicino, il terzo incomodo è stato quello che ha cavato le castagne dal fuoco. Noi abbiamo due attaccanti che sono due attaccanti fortissimi, io me ne accorgo sin dall'allenamento. Abbiamo Alfredo che è il bomber del girone e abbiamo Mendicino che è un altro tipo di attaccante, ma che anche lui è fortissimo nel suo ruolo. Io sono contento della prestazione che ho fatto oggi, io personalmente metto sempre il massimo impegno tutti i giorni dall'allenamento e poi cerco di dare il massimo in partita, a volte ci riesco meglio, a volte di meno, però spero che tutti quanti, la società e i miei compagni siano felici di quello che faccio e per l'impegno che metto per la squadra, che è importante. Complimenti. Grazie. Ciao, grazie.